Una sfida da non sottovalutare al maniscalco tra il Città di Pomezia e lo Sporting Genzano. Entrambe le squadre vogliono i tre punti per continuare la loro striscia di imbattibilità e per recuperare posizioni in classifica. Sin dai primi minuti le due squadre propongono il loro gioco. Sesto minuto, lunga gittata per Alessandro Caprioli che salta in lobby il difensore e crossa in area. De Gasperis non trova la sfera, la recupera Puxeddu che va al contatto con Bucci. Il direttore di gara assegna il penalty per la squadra di casa. Dagli 11 metri Fusco non sbaglia e firma il vantaggio per il Città di Pomezia. Non ci stanno gli ospiti che ottengono nel primo quarto d'ora un calcio piazzato. Battuta lunga di Cenciarelli che trova l'incornata poderosa di Marucci. 1-1 dell'ex Unipomezia nel suo vecchio campo a riaprire la partita. Alla mezz'ora, lancio lungo di Bellisai verso Alessandro Caprioli. Il numero 2 si inserisce fra le linee ed inventa un filtrante per De Gasperis. Il suo pallonetto va alto di un soffio. Lo Sporting risponde, Cenciarelli per Mastruzzi che controlla, poi lascia partire un bolide, ma Crisafulli respinge in tuffo. Provvidenziale. In chiusura di primo tempo, Caprioli a tutto campo apre ancora per Puxeddu che supera il portiere, poi prova il mancino, di poco fuori misura. Nella ripresa il Città di Pomezia cerca nuovamente il vantaggio. Metani vede Gianfrancesco, stop e conclusione al volo, debole però. Gioco molto spezzettato con poche occasioni. Ci prova lo Sporting al 70esimo con la punizione di Nirchi, ma ancora una volta Crisafulli è pronto e smanaccia in angolo. I padroni di casa tentano il tutto per tutto sfruttando un calcio piazzato di Fusco. Azione convulsa, Maggini con i pugni respinge ed allontana i pericoli dalla propria porta. Dopo 3 minuti di recupero il signor Archetti chiude la gara e con questo risultato le due squadre avanzano in classifica di un solo punto. È una partita abbastanza tesa contro una buona squadra e noi stiamo crescendo piano piano, siamo imbottiti di giovani e comunque tutto sommato un buon pareggio contro una buona squadra ci può stare. Risultato giusto perché alla fine bisogna essere onesti, loro hanno mancato due palle gol nel primo tempo, il portiere loro ha fatto due interventi importanti, alla fine il risultato giusto perché poi tra l'altro è stata una partita vera, una partita maschia. Siamo subito andati in svantaggio per un episodio secondo me dubbio, però poi abbiamo ripreso in mano la partita, abbiamo pareggiato e tutto sommato le cose si erano messe a posto.